questo momento vi dico sinceramente che sono felice di essere presidente della Vibonese per quello che ho ricevuto quest'anno di stima, di fiducia e l'impegno. Prima, allora incominciamo con la squadra. Ringrazio la squadra, il mister e tutto lo staff che ha lavorato tutto in un'unica direzione per arrivare a questi risultati. Abbiamo raggiunto 29 punti solo nel campionato di Serie C. Penso che la salvezza in parte è acquisita. Ci sarebbero ancora del bisogno 6-7 punti per la certezza matematica, almeno io la vedo così, però voglio fare un grande grazie a tutti gli sportivi, a quei gruppi organizzati, a quelli non organizzati, a tutti quelli che ogni giorno mi telefonano, mi incoraggiano, che ci sono stati vicini dal campionato scorso, forse per le note vicende che ancora sappiamo tutti che non sono chiuse. E voglio ringraziare tutta la città e tutto il comprensorio, perché la Vibonese, come ho detto in passato, rappresenta una realtà che in questo momento per questa città, per questo territorio, è un esempio positivo. Siamo agli ultimi posti, non voglio tirare fuori problemi sociologici o di altro tipo, però. Il Vibonese si trova nell'ultimo gradino. Almeno con il calcio abbiamo dato che dico, una speranza, un qualcosa che si può anche in questa terra si può realizzare qualche cosa. Di questo l'ho detto prima, sono orgoglioso, ma non è il merito, non è solo mio e non voglio acquisire meriti. Voglio che la gente ci sia e ci continui a stare vicino, ci potremo divertire nel futuro, nel prossimo anno. Arrivare oggi come oggi, possiamo dirlo chiaramente, arrivare ai playoff sarebbe un traguardo assolutamente, diciamo, insperato, però penso che fino a quello che abbiamo fatto oggi è tutto meritato e alla fine avremo qua squadre importanti anche di altre realtà, di altri gironi e di altre parti d'Italia. Di nuovo un grazie per tutto quello che è stato fatto, quello che hanno fatto i giocatori, che ha fatto il mister, non voglio essere ripetitivo, il suo staff, l'impegno della segreteria, della stampa, della detto stampa, dello staff di segreteria e del contorno che c'è tutto per farci andare avanti nella maniera migliore. Sono felice che oggi con questo risultato abbiamo sfatato quello che io dicevo che era un mio cruccio per il passato. Spero che anche il nuovo anno possa incominciare bene, cominciare dalla terra di Sicilia e poi ci vediamo nel 2019 che ormai è alle porte. Grazie. Poter dire oggi su che cosa sarà il calciomercato, perché il calciomercato potrebbe essere aperto verso il mondo giovanile, perché è più facile poter avere qualcuno sotto, diciamo, nella categoria under. Noi come over abbiamo tutte le caselle coperte. Se ci saranno delle uscite, sicuramente ci saranno delle entrate, speriamo che le entrate siano dello stesso livello delle uscite oppure superiori. Forse oggi è prematuro, fra 10 giorni faremo per parlare difficile, faremo un meeting, un incontro tra i dirigenti, il mister e il responsabile, insomma, della squadra e vedremo il da farsi. Ma voi lo saprete prima di me.